Ballo, 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 ballo ture. Ballo, 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 ballo ture. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mettiamo sta cintura, mettiamo sta cintura. Avete vinto la tuta? Avete fatto come vi ho detto? Vi siete iscritti al canale? Avete scritto ti manda lo Zoccolo Duro, eccetera? Se non avete vinto la tuta, non l'avete fatto, al prossimo giro. In ogni caso c'è sempre il canale Telegram in descrizione, entrate lì e sapete tutte le promozioni che farà se volete vincere qualche cosa. Allora ragazzuoli, perché sono partito con la canzone ballo 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 ture, ballo 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 ture? Sono partito con la canzone di ballo ture perché ogni tanto quando faccio le analisi mi rompono le scatole su qualcosa. Questo qua è il periodo dove qualcuno mi rompe le scatole su ballo ture. No, è stato il migliore, fortissimo giocatore. Allora ragazzuoli, quando si fa un'analisi obiettiva, non faziosa, non tifosa, non che tutti quelli che indossano la maglia del Milan sono biondi, alti, belli e con gli occhi azzurri. Quando si fa un'analisi obiettiva, bisogna essere obiettivi. Se no, non le faccio l'analisi. Perché le mie analisi sono i video più seguiti? Sono i più seguiti. Io posso fare tutti i video del mondo, ma quelli più seguiti sono le analisi. Perché vengono a vederle anche quelli delle altre squadre, giustamente, no? Per capire come ha giocato il Milan, perché sanno che in questo canale non ti vengo a dire che ballo Touré è fortissimo e che potrebbe essere come per Teo, chi era quel terzino lì, come per Benasser, chi era quel retrocesso. No, perché gli mancano proprio i principi fondamentali del calcio. Poi è stato utile alla causa? È stato utile, l'abbiamo detto, gli ho dato 6, non è che gli ho dato 4, gli ho dato 6 perché è stato utile la causa. Può essere utile nella sua fisicità? Al momento sì, anche perché non hai alternative, però qualunque squadra di Serie A non lo so se gioca. Se voi pensate, forse le ultime 4, ma non credo. Se tu pensi al Cagliari, al Bologna stesso con Dijk e quell'altro, cioè, giocherebbe? Secondo me no. Tu daglielo a Mihajlovic, vediamo se lo fa giocare. Secondo me non lo fa giocare. E nessuno, tra l'altro, mi ha risposto. Lo comprereste lo stesso? Nessuno mi ha detto sì, lo comprerei. Quindi, evidentemente così. Poi, è utile stasera, speriamo sarà l'ultima, poi torna Teo, che è negativo. Speriamo stasera sarà l'ultima nel quale lo vedo in campo, nel senso che così vuol dire che Teo sta bene. Spero di vederlo solo gli ultimi 10 minuti, sai, quando lo metti per neanche, però torna Teo e quindi speriamo tutti che Teo possa star bene tutto l'anno. Quindi chiudiamo questa questione ballo Touré, d'accordo, non d'accordo, io ho la mia opinione. Poi diventerà il nuovo Cabrini? Mi sembra che proprio il piede di Cabrini e il piede di ballo Touré non è proprio uguale, nonostante sia giovane, c'è proprio a livello di qualità di piede. Però magari sbaglio io con questi cappelli da pazzo stamattina, è più facile che sbaglio io. Comunque ragazzi, stasera gioca il Milan, stasera si gioca, quindi si pensa alla partita. Dovrebbe tornare che sì, ormai ho deciso questo su che sì. Che sì, ha già praticamente dichiarato che non rinnova il contratto e che se ne andrà. Quindi per me è già un giocatore che se n'è andato. Non sto neanche più a pensarci al contratto, al rinnovo. Ormai non ha rinnovato, non rinnoverà. Quindi gioca quello che deve giocare, io non sono d'accordo. Sappiamo che è un giocatore fuori dal progetto, sappiamo che è un giocatore che non dobbiamo valorizzare perché tanto non lo vendiamo e non farà parte del progetto. Lo utilizzeremo quando è utile e va bene. Stasera dovrebbe giocare lui, è riposato, gli altri hanno giocato, quindi giocherà lui. Non lo so se di fianco a lui giocherà Benasser o Tonali. Io personalmente farei giocare Benasser
perché lo vedo più in forma. Tonali lo vedo un attimo che sta prendendo un po' di fiato, quindi fare giocare più bene a serve di Tonali stasera. Stasera, poi domani faccio giocare di nuovo Tonali. E per il resto la formazione è scritta. La formazione è scritta con Ibra lì davanti, dovrebbe partire di nuovo lui. Selemakers è l'unico rimasto. Krunic trequartista. Ecco, l'altro punto dolente è questa stasera abbiamo tre punti dolenti. Uno è, vabbè, Catarusano, che comunque per me sta facendo bene. Vi dico la verità, ero molto più spaventato, molto più preoccupato. Poi stasera farà sicuro due papere, però giusto per mettere le mani avanti. Però sta facendo bene, secondo me, Catarusano. Adesso ho tolto l'errore sull'angolo, che è un po' il suo punto debole, sta facendo bene. Ballo Turelli a sinistra e Krunic lì a trequartista, con la paura, tra l'altro, con la paura che al posto di Krunic possa giocare Daniel Maldini, che è peggio, come diceva Quattrocchi, che è peggio. E quindi vediamo se Krunic riesce a fare la sua partita. Sicuramente sarà una partita fisica, sarà una partita intensa, quindi soprattutto nel primo tempo io penso che giochi Krunic, perché bisogna contenere lì in mezzo le sfuriate del Torino. Bisognerà poi approfittare nel secondo tempo, essendo un'infrasettimanale, e il Torino, per l'intensità di gioco che ha, gli manca anche Mandragora, potrebbe lasciare qualcosa nel secondo tempo. Quindi bisogna assolutamente tenere botta nel primo per poi approfittare nel secondo. La verità è che Pioli e il Milan non è una squadra d'attesa. Il Milan è sempre stata una squadra che deve partire a 200 e fare la partita così, e quindi probabilmente faremo così, anche se non ce lo possiamo permettere. Io dico solo, non perdiamo la pazienza nel primo tempo, perché nel secondo qualche spazio in più ci potrebbe essere. Il Napoli l'ha sbloccata nel secondo verso la fine, la Juve l'ha sbloccata all'83esimo, sempre contro il Torino, quindi evidentemente all'inizio diventa più difficile. Poi troviamo il gol subito, si festeggia, festa grande e via andare. Quindi va bene così. Ci vediamo sul canale dei fuorigioco per i pronostici intorno alle 16, intorno alle 16. Tra l'altro, a sorpresa, potrei essere in una location particolare, quindi seguitemi sul canale dei fuorigioco alle 16 per i pronostici. Tanto sono primo perché li azzecco praticamente tutti. E poi stasera, ovviamente, post partita ci sarà o il video o la live. Deciderò in base a se posso. Decido così, se posso, se riesco. Mi piacerebbe fare una live, se no vi faccio il video. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Forza lotta, vincerai! Non ti lasceremo mai. Dai, cazzo! Ciao ragazzi, ciao, vado a fare colazione. Sono in ritardo oggi, in ritardo.